dici? Dammi dei consigli. Così. Uguale a prima. Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ho cercato di agghindarmi un po' più estiva mettendo questo bel rossetto colorato che tra l'altro io vi conosco, so che vorrei sapere che rossetto è Flat Out Fabulous di MAC. Comunque, al di là del rossetto, tra l'altro questa combo capelli rossetto così sembra pure che io sia un po' abbronzata, in realtà è una menzogna. Ho voluto mettere questo rossetto un pochettino più colorato perché il video che facciamo oggi è un video meno estivo di quello precedente delle letture estive tranquille, perché parliamo di consigli per lo studio degli esami di settembre. Per chi non mi conoscesse e non lo sapesse, io spesso faccio video riguardo al metodo di studio perché me lo chiedete spesso. Io frequento il primo anno della specialistica all'università in scienze cognitive della comunicazione e a settembre devo dare tipo quattro esami, non so bene se ce la farò, però intanto pensavo fosse carino condividere con voi qualche tip, qualche consiglio, qualche trucchetto per aiutarci e sostenerci tutti quanti insieme. Tutto c'è Woody sotto che si muove perché deve uscire. Quindi nulla, vi ho chiesto su Instagram di lasciarmi delle domande perché appunto pensavo fosse utile rispondere alle vostre domande. Quindi io e la mia maglietta del diavolo Veste Prada andiamo subito a rispondere. E la prima domanda è quella di Elena Brunetti. Ciao tesoro, che mi chiede come organizzare più esami insieme per darli a pochi giorni di distanza. Voglio morire, ciao. Giustamente. Questa è una domanda che mi avete fatto tantissimo, è una delle due domande che mi fate di più, ossia consigli su come fare a preparare più esami contemporaneamente e a darli con gli appelli poco distanti tra loro. In realtà trucchi non ce ne sono, purtroppo in tutte le università si fa così perché gli appelli spesso sono pochi e gli esami si accavallano sempre di più, è difficile organizzarsi perché spesso sono più esami grossi insieme. Io il massimo che ho fatto è stato dare 4 esami nella stessa sessione, 4 esami in 2 settimane. Secondo me non ci sono particolari trucchetti, purtroppo non ci sono grandi cose. Posso consigliarvi però la mia strategia, perché secondo me funziona, ossia cercate di prepararli in parallelo, di prepararli insieme, di portarli avanti allo stesso livello, diciamo. Cioè, se per un esame avete 4 libri e per un esame ne avete 3, cercate di alternarvi fra di loro, quindi incastrate un programma con l'altro in modo da studiarli contemporaneamente insieme. Non preparatene uno fino alla fine per poi lasciarvi l'altro da cominciare da zero, perché è più difficile preparare, secondo me, gli esami in blocchi, a meno che non facciate una facoltà che prevede esamoni proprio enormi, infiniti, tipo giurisprudenza o medicina. Sono le due che mi vengono in mente che hanno gli esami più grossi. Per cui siete impossibilitati dal poterne preparare più contemporaneamente perché ogni esame vi impegna troppo il cervello perché sono troppe pagine, troppe nozioni, eccetera. Laddove possibile, io vi consiglierei di preparare gli esami incastrando i programmi tra di loro. Per esempio, se devo preparare un esame con appunto 3 libri e un altro esame da 3 libri, faccio un libro di uno, un libro dell'altro, un libro di uno e un libro dell'altro, finché non arrivo a un punto che ho sicuramente letto e sottolineato entrambi i programmi di entrambi gli esami. Poi, per quanto riguarda il mio metodo, io faccio sempre mappe concettuali, schemi o riassunti scritti perché mi aiuta molto per poi ripetere ad alta voce. Lo faccio di entrambi gli esami, quindi faccio schematizzo un libro di uno e poi passo al libro di un altro, così mi trovo, che ne so, a una settimana di distanza da entrambi gli esami che più o meno vanno soltanto ripetuti tutti e due. E un errore che vi consiglio di non fare perché io l'ho fatto è stato appunto di portare un esame più avanti dell'altro, perché spesso e volentieri per la legge di Murphy l'esame per cui siete più indietro sarà il primo che dovrete dare durante la sessione. Sicuramente è complicato e sicuramente è noioso, anche perché il cervello non è una macchina perfetta, quindi è difficile preparare due materie diverse. Cercate di accomunare quelle che si somigliano un pochettino di più, sempre dove possibile, naturalmente, ma secondo me il metodo che funziona meglio è questo, quindi cercare di portarli avanti insieme. Vi stancate molto di più se fate uno studio approfonditissimo di un altro e quindi poi quando dovete preparare il successivo non avete più energie mentali, è meglio sprecarle tutte insieme. Farsetti Sara 0510, ciao Sara, come fai a studiare per grandi quantità di cose / libri della sessione estiva e con il caldo? Anche questo me l'avete chiesto in parecchi, cioè
come faccio a studiare col caldo, se ho dei metodi per studiare col caldo. Purtroppo non ce li ho, vorrei tanto averli. Io soffro tantissimo il caldo, sempre dove è possibile studiare in un ambiente che sia il più fresco possibile, quindi se avete a casa l'aria condizionata o un ventilatore, se avete vicino a casa una biblioteca con l'aria condizionata, un bar con l'aria condizionata, se addirittura potete studiare magari in un posto all'aperto, ci sono tante biblioteche qui a Roma che hanno il giardino. E poi niente, dotatevi di frutta fresca, bevande fresche col ghiaccio, bevete tanto, fate frequenti pause, e raccoglietevi i capelli, vestitevi leggeri, insomma cercate il più possibile di allontanare il caldo. Purtroppo non ci sono segreti, io faccio molta più fatica a studiare quando fa freddo, perché quando fa freddo mi si congelano le mani, non riesco bene a tenere in mano la penna, l'evidenziatore eccetera, quindi faccio super fatica. Quando ho caldo faccio meno fatica perché almeno funziona tutto benissimo, bevo tanto, mi raccolgo questi 6 metri di capelli che ho e cerco di concentrarmi il più possibile, appunto se riesco, in un ambiente che sia il più fresco possibile, tipo casa di mia nonna è molto più fresca della mia, e quindi se non ho possibilità di accendere l'aria condizionata per X motivi, elemosino la sua stanza degli ospiti per andare lì a studiare. Quindi queste due domande a cui ho appena risposto si sono ripetute più volte, quindi come faccio a studiare, come faccio a preparare 2 esami contemporaneamente eccetera, questo è più o meno il massimo che posso consigliarvi. Una domanda altrettanto interessante è quella di Rachele trattino basso nascente, ciao, che mi chiede: ciao Marghi, hai qualche consiglio da darci per riuscire ad organizzare studio e svago? Come sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, per me è importantissimo coniugare lo studio con lo svago, il riposo, la vita sociale e le altre attività che non riguardino strettamente lo studio universitario o scolastico. Secondo me è fondamentale non impazzire, o comunque non costringersi ad impazzire, cioè chiudersi dentro casa per 2 mesi, studiare e basta senza fare nient'altro, perché secondo me è A, palloso, B, controproducente sia per lo studio che per la vita sociale al di fuori di casa. Non penso onestamente che sia più efficiente dello studiare con un ritmo normale. Conosco persone che ovviamente hanno un metodo di studio molto diverso dal mio e quindi hanno bisogno di più tempo per preparare un esame, meno tempo rispetto a quello che ci metto io. Io più o meno per un esame da 4 libri ci metto 3 settimane. Però anche lì dipende da come sto io, quanto mi va di studiare, quanto sono grossi i libri, che tipo di esame è, dipende da tante cose. Ma quello su cui proprio non transigo è avere delle ore di pausa durante la giornata e avere un giorno a settimana in cui io non studio mai. A meno che non sia una sessione particolarmente intensa e quindi gli esami siano particolarmente difficili, allora io in quel mese, durante la sessione, studio tutti i giorni, ma tutti i giorni non vuol dire tutto il giorno. Vi dico quello che faccio io quando sono in sessione un po' pesa, cioè che quando ho tipo 3 esami da dare. Mi sveglio alle 8 più o meno, 7:30, 8 a seconda di quanto ho sonno e quanto mi va. Faccio colazione, in genere porto fuori i voti, comincio a studiare per le 9, studio fino a mezzogiorno facendo ogni 1:30 5 minuti di pausa in cui bevo un bicchiere d'acqua, faccio pipì eccetera. Mezzogiorno e mezza stacco e ricomincio alle 2:30, 3, intanto pranzo, mi riposo eccetera, e poi studio fino alle 6:30 all'incirca, basta, sempre facendo una pausa di 5 minuti ogni 1:30, basta. Non studio la sera dopo cena, non studio la mattina all'alba, a meno che l'esame non sia molto difficile, allora io preferisco svegliarmi la mattina dell'esame alle 5 per ripassare delle cose piuttosto che andare a dormire alle 2 la notte prima, e basta. In genere io il sabato non studio mai, e quindi mi rendo un giorno in cui mi concentro tutte le cose. Chiaramente non è che io durante la settimana tutti i giorni esco dopo cena perché non studio, ovviamente cerco di darmi dei ritmi che mi permettano di svegliarmi presto la mattina o comunque di studiare bene durante il giorno tranquilla eccetera. Cerco di non distrarmi troppo con il cellulare, con il computer, quindi chiaramente mi do delle regole, diciamo, ma sicuramente non studio tutto il giorno, tutti i giorni della settimana, perché sennò impazzisco. In genere cerco di organizzarmi un giorno a settimana, scrivo a tutti i miei amici, ho detto: ragazzi, io ci sono solo sabato perché sto preparando gli esami, quindi se volete fare colazione, pranzo, cena, merenda, io ci sono sabato, altrimenti ci vediamo dopo la sessione. Oppure ci può stare un caffettino il giovedì, faccio esempi, oppure io in genere vado in palestra il tardo pomeriggio, non è che non vado in palestra quando studio. Poi vabbè, la mia costanza con la palestra è una cosa a parte, però di solito io cerco sempre di coniugare queste cose. Molti utilizzano il metodo del pomodoro,
cioè praticamente settate un timer e dividete la vostra ora in 50 minuti di studio e 10 minuti di pausa, quindi fate 25 minuti di studio, 5 minuti di pausa, 25 minuti di studio, 5 minuti di pausa, così per un'ora tutte le ore di cui avete bisogno quel giorno. E un'altra domanda che mi è stata fatta da Vale Vortice. Ciao, cosa fai quando devi studiare una materia che non ti piace? Come ti motivi? Avevo risposto a questa domanda già qualche mese fa in un altro video, però ve lo ridico. Cerco sempre di studiare in compagnia con qualcuno che magari si è appassionato più di me, oppure abbozzo e studio, nel senso che anche se la materia non mi appassiona particolarmente, ma magari è un esame obbligatorio, mi costringo a studiare. E probabilmente, in genere, una cosa che io faccio è mettermi come ultimo esame della sessione quello che mi fa più schifo di tutti, che forse non ha molto senso, perché forse sarebbe logico se uno se lo levasse subito, ma se a me mi sta sulle scatole quel professore o quella materia, io lo do come ultimo esame, così ho un botto di tempo per prepararlo, magari ci metto anche 2-3 mesi, così faccio poco per volta, però poi faccio tutto, così non mi nausea la materia, ma la preparo ugualmente, cercando quindi di studiarla in compagnia, magari con qualcun altro. Questo è il massimo che ti posso consigliare, perché purtroppo esami brutti ci sono sempre da preparare. Sempre lei mi ha chiesto aggiornamento su fasi studio, lettura, sottolineatura, memorizzazione e ripetizione. Io faccio sempre la stessa cosa, il mio metodo è molto riassunto. Io faccio, leggo tutto il libro, sottolineo mentre leggo, dopo aver letto tutto il libro faccio gli schemi, sia al computer che a mano, meglio se a mano, li coloro con gli evidenziatori colorati, tutte freccette carine, a volte riassunti se i libri sono molto difficili, eccetera. E poi ripeto ad alta voce più o meno 2 o 3 volte tutto il programma. Tendenzialmente, siccome io funziono molto bene a mente fresca, ripeto sempre a 2-3 giorni di distanza dalla data dell'esame, perché se comincio a ripetere 2 settimane prima poi non mi ricordo più niente. Tendenzialmente ripeto tutto 3 giorni prima, quindi 3 giorni prima, poi 2 giorni prima, poi il giorno prima e poi vado. Poi una domanda la cui risposta si lega alle precedenti di Camilka94, ciao, che mi chiede come mantengo la concentrazione per parecchio tempo facendo pause. Secondo me studiare 4 ore di fila senza alzarsi mai dalla sedia, senza prendersi mai una pausa per bere un bicchiere d'acqua, per fare merenda, eccetera, non è assolutamente più efficace di fare ogni ora 10 minuti di pausa. Assolutamente, a maggior ragione se fa tanto caldo, sei tanto stanca, la materia ti fa schifo, eccetera. Qual è l'obiettivo di stare lì 4 ore che pensi più quanto ti fa schifo e quanto fai fatica e quanto sei stanca e quanto vorresti dormire, che alla realtà delle cose che stai studiando? Quindi pause, la concentrazione si mantiene rinfrescando il cervello. Secondo me non ce n'è, bisogna fare pause. Più frequenti sono le pause e più ti andrà di studiare durante il giorno, perché se fai più pause ti motivi, tipo fai adesso finisco questo capitolo e poi mi vado a bere un tè freddo. Funziona, ve lo giuro. Poi Claudietta.mangi mi dice, ciao, come non arrendersi di fronte alle difficoltà? Bisogna essere realisti con se stessi in merito agli obiettivi da raggiungere, quindi non andare in crisi se gli esami non vanno come volevamo, se l'esame non lo superiamo, se facciamo più fatica, se di giorni non ci va per niente di studiare. Bisogna sempre darsi dei piani più realistici possibili. Non siamo delle macchine, siamo esseri umani, ognuno funziona in modo diverso. Inutile paragonarsi con il metodo di studio degli altri. Io vi do dei consigli, ma chiaramente quello che faccio io potrebbe non andare bene per voi e viceversa. Bisogna cercare di rimanere motivati facendo appunto frequenti pause, facendo un programma di studio. Secondo me la chiave è sempre nel programma di studio, cioè io ho un mese a disposizione, mi divido tutti i capitoli in base ai giorni che ho a disposizione e mi preparo gli esami così. Non mi riduco all'ultimo, il meglio che posso chiaramente, e mi divido, che ne so, faccio 30 pagine al giorno per 20 giorni e l'esame l'ho finito di preparare. Importantissimo pianificare e lasciarsi sempre dei giorni di bonus per recuperare se restassimo indietro. Va bene, fanciulli, queste erano le domande secondo me più succulente. Vi ripeto, le domande si ripetevano molto tra di loro perché più o meno questi sono gli argomenti che ci interessano. Fatemi sapere se potrebbe piacervi un video un po' più pratico in cui magari studiamo insieme e vi faccio vedere più nel pratico cosa sto facendo. Gli Study With Me, che sono questi video lunghissimi con a volte la musica di sottofondo, a volte senza musica di sottofondo, con io che studio e magari vi racconto nel frattempo le cose che faccio, ancora
ancora non so se lo farò, perché io onestamente non li vedo, quelli degli altri che li fanno, però magari potrebbe servirvi per studiare un pochettino insieme, quindi fatemi sapere. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!